Tornano a protestare gli autotrasportatori e gli agricoltori in Sicilia, col rischio di una vera e propria paralisi del settore in vista dello sciopero della prossima settimana. Ancora una volta, come già avvenuto in passato, saranno tanti i disagi per i cittadini, a cominciare dai rifornimenti di benzina presi d'assalto o dagli scaffali dei supermercati semivuoti per mancanza di provviste. Ad annunciare ciò gli stessi autotrasportatori e i responsabili del movimento dei forconi. Dalla mezzanotte di lunedì prossimo e sino alla mezzanotte di venerdì 20 in Sicilia gli autotrasportatori, gli agricoltori, i pastori, gli allevatori e i pescatori incroceranno le braccia. Il fermo dei produttori siciliani è stato deciso dal consorzio dell'AIAS, l'Associazione Imprese Autotrasportatori Siciliani, di concerto con le altre associazioni di categoria. Tra le richieste fatte al governo regionale e in particolare al presidente Raffaele Lombardo, la defiscalizzazione dei carburanti e dell'energia elettrica, il blocco delle procedure esecutive della Serit Equitalia, la rimodulazione del PSR Sicilia per un più razionale utilizzo dei fondi europei. Se tutto questo non sarà garantito entro 5 giorni, dichiarano con fermezza, lo sciopero proseguirà ad oltranza. Un settore, quello degli autotrasportatori, che già ha patito negli ultimi anni una considerevole perdita di competitività, oltre che costanti aumenti di carburante, fortemente condizionato dall'aumento vertiginoso delle accise e ancora la mancanza di una regolamentazione dei pagamenti. Stiamo soffrendo di più rispetto al resto d'Italia, ha spiegato il presidente dell'AIAS Giuseppe Richichi, perché siamo troppo periferici. Il nostro è uno sciopero spontaneo che non produrrà alcun caos e ci auguriamo che vedrà l'adesione di tutti i siciliani. Non ci saranno, assicura, le situazioni che si sono create nel 2000, se ci fermiamo solo per il bene della Sicilia.